Noi non indichiamo il luogo in cui è avvenuto il pestaggio, indichiamo un arco temporale. Ci eravamo fermati alla perquisizione domiciliare, Tedesco ci dice cosa succede dopo e ci dice che Cucchi viene prelevato, messo nel Defender e portato alla compagnia casilina. Chi c'è nel Defender? Tedesco, Di Bernardo e D'Alessandro. A questo punto entrano nella sala dell'ospice e dice Tedesco, inizia una discussione fra Di Bernardo e Cucchi, che è la discussione di cui parlano nelle intercettazioni. Cucchi non vuole fare i rilievi dattiloscopici, allora gli dicono, vabbè, intanto facciamo le foto e poi vediamo. Stefano Cucchi fa un gesto dimostrativo, come se volesse dare uno schiaffo a Di Bernardo, non gli dà uno schiaffo, non lo colpisce. Il Tedesco diceva proprio una cosa ridicola, fatto sta che viene contattato il maresciallo Mandolini, il quale dice, vabbè, lasciamo perdere, tornate alla base e lo denunciamo per resistenza. Sul registro dello SPIS viene scritto non fotosegnalato in quanto inveiva contro gli operanti. Questo è il momento. Poi però succede qualcosa. Tedesco dice, io ero nel banchetto all'ingresso, perché non ero esperto come loro nel fotosegnalamento, che è quello che dice Rainà. Qui dice, camminano in fila indiana, Di Bernardo davanti, Cucchi in mezzo, D'Alessandro dietro. A un certo punto Cucchi e Di Bernardo ricominciano a battibeccare e poi c'è il pestaggio, che è un pestaggio repentino quanto violentissimo. Lo racconta Tedesco, Di Bernardo si gira e dà uno schiaffo molto violento a Cucchi, D'Alessandro gli dà un calcio, immaginate la scena, perché Cucchi fa tipo lo yo-yo, prima prende lo schiaffo e va indietro, poi prende il calcio da dietro e va avanti, a quel punto prende la violenta spinta e in tutto questo gioco perde l'equilibrio, cade, sbatte il sedere per terra, sbatte la nuca per terra e a quel punto, e questa è una scena, ti viene in mente Rainà quando dice solo una persona senza scrupoli avrebbe potuto fare una cosa del genere, prende un calcio violentissimo in faccia, sul capo, qua, fatto sta che o la botta alla nuca o il calcio in faccia gli provocano molto probabilmente la frattura di base cranica. Questo è, di questo stiamo parlando. Poi interviene Tedesco nel suo racconto, si blocca e si prende Cucchi. Per anni, prima si è provato a negare addirittura che Stefano Cucchi fosse stato picchiato. Poi ho sentito dire, vabbè, al massimo ha preso due schiaffi. No, no, ma quali due schiaffi? Questo è un pestaggio degno di teppisti da stadio. Questo ha fatto D'Alessandro, che del resto poi vuole fare le rapine. Quello è il personaggio, quella è l'indole. Questo è un pestaggio violentissimo contro una persona che, secondo loro, era un drogato che pesava 40 kg. Ma quello che è successo a Stefano Cucchi, che è morto, non è una casualità. Di Bernardo e D'Alessandro non è che sono stati sfortunati e si trovano a rispondere del rigore con cui la giurisprudenza interpreta l'omicidio preterintenzionale. Quello è stato un pestaggio violentissimo contro una persona fragile, comunque, sottopeso. Il calcio in faccia quando uno è già caduto a terra e ha sbattuto la nuca è roba da teppisti. Di questo stiamo parlando.